Buongiorno a tutti e grazie a voi terapeutiche, grazie a Domenico Marcolini per l'invito. È un'occasione per rincontrare degli amici prima di tutto e poi per essere in un posto così bello come questo, montagna. E cominciamo noi oggi, degli artigiani e Dio, a riprendere poi i fili di un discorso che ha una storia lunga. Ieri sera, per esempio, abbiamo cominciato a ricostruire un po' la cronologia dei fatti e ci siamo resi conto che circa 6-7 anni fa eravamo insieme in un'isola in Grecia e discutevamo già insieme di quello che era l'apporto dell'etnopsichiatria ai bisogni di cura del mondo attuale in Italia, del mondo che stava diventando diverso da quello che eravamo abituati a considerare e dove eravamo abituati a lavorare. Poi, sempre a cena con Ugo Corino, ci siamo resi conto che 20 anni fa eravamo insieme alla prima tournée in Italia di Tobin Natan, che noi abbiamo accompagnato nella presentazione dei suoi libri. Quindi, voglio dire, 20 anni è tanta roba, ma anche 6 o 7 è tanta roba, e ricordo con molto affetto e piacere il tempo passato a Spezies con tutti quelli che qui ci sono e anche con quelli che qui non ci sono fisicamente in questo momento. Quindi una storia mista di riflessioni tecnico-teoriche per il lavoro che stiamo ciascuno di noi fa nel proprio settore e poi anche per una continuità amicale. Ora, il tempo che io ho stamattina non vorrei che fosse, cerco di condensare un po' le cose che vorrei dire in modo di lasciare spazio dopo l'intervento degli artigiani anche all'interazione con voi, perché il senso, immagino, di un incontro come questo di poter dialogare e potersi anche conoscere da un certo punto di vista. Allora, devo dire che riflettendo sui tempi e anche soltanto partiamo pure da 20 anni fa quando Tobin Natan è arrivato in Italia. Quanto è cambiato il contesto italiano in questo tempo e quindi quanto è cambiata il travaglio delle discipline degli operatori della psiche di fronte a una società e un mondo che in così rapida trasformazione. Che cosa abbiamo notato, che cosa abbiamo che cosa possiamo dire di questa trasformazione? A quel tempo quando è arrivato Tobì e poi ancora Spezies, si trattava per noi di allargare la mente, le discipline alle quali ci riferiamo, ma anche il cuore delle persone che lavoravano lì dentro, agli altri mondi. Era il tempo in cui cominciavano ad arrivare in Italia in modo sempre più consistente dei rappresentanti di mondi altri che non erano conosciuti dalla grande maggioranza della popolazione italiana che si occupava di altre vicende, si aveva altri interessi, altre priorità, e quindi per noi il problema centrale era quello di dimostrare che queste persone erano degli esperti, dei messaggeri, dei diplomatici se volete, che venivano da altri mondi, da altre culture, da altre storie e che sarebbe stato un vero peccato banalizzare prendendoli semplicemente come dei poveretti in cerca di aiuto o in cerca di denaro, in cerca di lavoro. Quindi per noi allora il problema era di mettere in atto una strategia
culturale nel senso profondo della parola cultura, no? Cioè non nel senso delle cose che succedono nei libri o nei giornali, ma proprio nel mondo degli umani, nel senso di ciò che gli umani producono nella loro vita, nella loro esistenza, come popoli in giro per il mondo, e cercare di aprire il contesto, la mentalità degli operatori italiani in particolare, ma in generale della cultura italiana, a questi altri mondi, dimostrandone la complessità, la nobiltà, eccetera. E per me, che sono un medico e che specializzato in neuropsichiatria, era la via per fare questo, era dimostrare quanto i loro sistemi di cura e i loro sistemi di interpretazione di quello che per noi sono disturbi mentali fossero complessi, elaborati, efficaci in quei contesti e quindi assolutamente degni di rispetto, di studio e di conoscenza. Non è perché i guaritori dell'Africa con i quali noi abbiamo lavorato non sanno leggere, non sapevano leggere e scrivere, quindi perché, non è perché non c'erano trattati depositati nelle biblioteche, che quello che loro sapevano e quello che loro facevano fosse meno degno, meno interessante di quello che facciamo noi. Quindi era una chiamata a un allargamento disciplinare e operativo e a una collaborazione con i rappresentanti di altri mondi. Questo era il nostro obiettivo. Devo dire che in questo Tobinathan, con poi tutti i pregi e i difetti che ciascuno di noi ha, e quindi anche Tobinathan aveva, è stato un ambasciatore poderoso, no? Non soltanto per la sua intelligenza, il suo sprint proprio anche di questa intelligenza vivace, veloce, aperta, ma anche proprio per la sua passione, che poi nel mondo da cui lui veniva, questa, diciamo, apertura e questa valorizzazione di altri saperi era già ben radicata, no? Quindi insieme a Tobi, da partire da 20 anni fa, quando ci siamo incontrati, l'abbiamo accompagnato nella sua parabola italiana, abbiamo investito in questo lavoro di apertura della cultura italiana ad altri mondi. Il progetto, in fondo, ma esplicito allora, era: guardate che non esiste un mondo, esistono molti mondi, esiste una molteplicità di mondi, quindi esiste una molteplicità di modi di essere umani e non c'è una scala gerarchica per cui qualcuno è più in alto degli altri. Vediamoli con una prospettiva orizzontale, cioè in cui tutti sono allo stesso livello, così come ha dimostrato ormai la scienza, cioè noi non siamo in un percorso evolutivo darwiniano su una semi retta ascendente in cui c'è una cultura, un popolo in cima e gli altri che arrancano dietro per arrivare al suo livello. Siamo in un'evoluzione dendritica, come ormai tutti sanno, c'è tutta una serie di percorsi paralleli, ciascuno con la sua strada, con la sua storia, che sono allo stesso livello di complessità e che evolvono parallelamente l'uno agli altri. Quindi noi abbiamo tutto l'interesse a sapere quello che gli altri mondi, le altre storie stanno facendo. È finito il tempo nella scienza vera, è finito il tempo della culture con la K maiuscola, che doveva essere universale e doveva essere imposta a tutti i mondi arretrati, perché noi eravamo i rappresentanti del mondo più evoluto. Semplice, no? Semplice, però è un'opzione, sì, è un'opzione tecnica per gli psicooperatori che devono lavorare con persone che vengono altrove, ma è anche immediatamente un'opzione politica, un'opzione culturale, un'opzione politica nel senso proprio del termine, della polis, della collettività, della necessità del dialogo. Questo è stato l'inizio, conto via. A Spezies già la questione era, quindi 15 anni dopo, 10-15 anni dopo l'inizio di questo processo, la questione era come si può strumentare una metodologia psicoterapeutica che possa essere in grado di confrontarsi con l'alterità altra,
cioè quindi non con la psicopatologia o l'alterità interna alla nostra cultura, ma un'alterità altra, cioè che si sviluppa in altri modi, in altri contesti, in umani fatti in un altro modo, costruiti in un altro modo. Mi ricordo, ho ancora presente alcuni momenti di questa discussione, e era però ancora una volta una condizione storica particolare, perché eravamo in presenza di una migrazione in Italia che provocava appunto punti interrogativi, generava dei punti interrogativi negli operatori della psiche e della cultura, ma eravamo di fronte a una migrazione ancora, tra virgolette, elettiva da parte di chi veniva qui. Erano i tempi in cui io conoscevo abbastanza il Senegal e il Mali, in cui gruppi di famiglie da casa si riunivano, organizzavano, riunivano un po' di soldi e mandavano il più sveglio, il più coraggioso, quello che loro giudicavano il più capace, in missione in Europa per guadagnare un po' di soldi, tornare a casa e investire creando un'attività commerciale o produttiva che migliorasse le condizioni di vita laggiù. Questo era allora il mondo, e quindi le persone che i nostri esperti, psicologi, psichiatri, medici, che incontravano qui questi esploratori, questi ambasciatori, quando per qualche accidente non potevano continuare il loro progetto, questi avevano il compito in qualche modo di capire, di aiutarli a reintegrare la loro capacità operativa e la loro salute perché potessero tornare nel loro mondo, di cui comunque erano i rappresentanti. Passati 7 anni da Spezies, siamo in una situazione totalmente diversa, non ci sono più quei mondi là. Cioè i profughi e i migranti oggi che vengono in Italia non sono più degli ambasciatori di altri mondi, sono dei profughi, sono delle persone che non hanno più niente dietro di loro. Da questo punto di vista, da un po' di tempo io considero questo mondo in cui noi siamo come le retrovie di un fronte. C'è una guerra diffusa che sta per ora abbastanza al di là dei nostri confini, e noi siamo le retrovie del fronte, come durante la Seconda Guerra Mondiale, feriti, persone che non potevano più combattere, più popolazione civile. Ricordiamoci che nell'Europa centrale Murphy, che è stato uno dei fondatori della psichiatria transculturale, si è formato la transcultura nei campi profughi di tutti i paesi europei che erano a ridosso del fronte di guerra, e quindi siamo in una situazione di questo tipo. Quelli che noi incontriamo oggi nella nostra attività clinica non sono persone che hanno alle spalle un mondo dove tornare, sono persone che vengono da posti che non esistono più e non abbiamo da andare. Quindi oggi il nostro obiettivo non è tanto formare o informare gli operatori della medicina o della psiche alla complessità dei mondi, alla ricchezza dei mondi che quelli hanno lasciato, immaginando che loro possano domani tornare in quei mondi e riprendere la loro vita lì, perché in quel mondo lì non ci sono più. Quindi è cambiato non solo diciamo, l'assetto del lavoro clinico, ma è anche cambiato il progetto clinico, che quando noi dobbiamo lavorare con queste persone. Cioè non si tratta più di rimettere in condizione perché tornino a casa e possano ci sono evidentemente delle eccezioni, per esempio in Mali, nella capitale, ancora uno se vuole può tornare a lavorare in condizioni cambiate, ma in molte altre zone dell'Africa, non solo dell'Africa, della Siria per esempio, o dell'Oriente, del Medio Oriente, non ci sono più quei mondi lì. Allora, credo che visto che il nostro tema oggi è quello del 7-7, dei contesti multiculturali e di come lavorare in psicoterapia, prevalentemente, no? Perché questo è un po' il nostro mestiere.
poi salute mentale, proviamo ad estendere la cosa ancora di più. Noi dobbiamo immaginare di guardare questa gente che arriva nel nostro mondo come appunto dei profughi e cercare di capire che cosa possiamo fare per aiutarli. Quindi capire se loro sono portatori di disagio, perché se no non arrivano a noi se non avessero problemi. Se sono portatori di un disagio generico, come può essere il disagio di profughi appunto che arrivano nelle retrovie di un fronte, quindi post-traumatic stress disorder a livello piccolo, medio, alto, eccetera, però una roba generica, gente sfuggita alla distruzione dei loro mondi con tutto quello che questo comporta dal punto di vista delle loro anime, oppure se dentro di loro c'è qualche cosa in più di questo, cioè c'è qualche cosa in più che si è strutturato o in seguito ai traumi o anche prima, si è strutturato o destrutturato in modo tale che poi finisce che un po' per quello e un po' per il paesamento e la condizione diciamo di profughi che vivono nel nostro mondo necessita diciamo di un lavoro psicoterapeutico più specifico, quindi non soltanto l'accoglienza di un profugo generico. Quindi si tratta di distinguere due livelli possibili di intervento che sono da un lato l'intervento psicologico, di sostegno a delle situazioni critiche che possono essere interne alla persona oppure legate alla difficoltà di dialogo tra il migrante e le strutture italiane che sono deputate ad accoglierle e a lavorare con lui, per capire se è questo il problema oppure se esiste effettivamente un lavoro, una specificità psicopatologica, chiamiamolo, di disagio, che richiede un intervento specialistico che non è più a questo punto per noi un intervento di tipo psicoanalitico, ma è un intervento etno-psicoanalitico. E perché etno? C'è stata una lunga discussione, sia io che Lelia Pisani ci riferiamo a un'etnopsichiatria che abbiamo lavorato ed elaborato nel corso di questi anni, c'è stata una lunga discussione sul fatto che etno, il prefisso etno non significa la cultura, le patologie e la mentalità degli altri, perché anche noi siamo altri. Cioè etno significa semplicemente, tra virgolette, il fatto che siamo rappresentanti di un mondo, siamo rappresentanti di una cultura, noi siamo etnici altrettanto quanto i Bantu o quanto i Moave. E questo è emerso chiaramente in questo equivoco quando la proposta della scuola di etnopsicoterapia che stiamo conducendo quando è stato presentato vari 4, 5, 6 anni fa al MIUR, abbiamo avuto come obiezione, sì, ma voi formate psicoterapeuti buoni a lavorare con gli etnici, cioè con gli altri, e poi come fanno questi a lavorare con la figlia della famiglia borghese dei Parioli? E abbiamo spiegato alla commissione del MIUR che noi siamo etnici altrettanto quanto sono gli altri, se non altro perché disponiamo di una lingua specifica, di usi, costumi, di una storia, di una cultura, di dei, di tutta una quantità di prodotti di produzione culturali così specifiche, così come gli altri. Quindi, distinguere, prima di entrare nell'ambito del setting, io distinguerei quale tipo di problema, in quale tipo di situazioni ci riferiamo. Ci riferiamo al problema del richiedente asilo nello SPRAR che non si intende con l'assistente sociale, non si intende con lo psicologo, lo psichiatra, al punto di avere dei disagi o dei comportamenti che motivano la chiamata del medico, dello psichiatra, della ASL, che non riesce a capire che cosa questo vuol dire,
E allora questo è un problema di, che noi chiamiamo di mediazione etnoclinica, che può a un certo punto anche interpellare l'etnopsichiatra se si va oltre un certo limite, oppure se stiamo parlando di una persona, e qui forse appunto nel proseguire della mattinata riusciremo a mostrarvi anche perché, oppure se si tratta di interpellare un etnopsicoterapeuta o un etnopsicoanalista, chiamatelo come volete, che possa intervenire con un progetto trasformativo sulla persona, che possa lavorare sul tempo breve, medio, lungo, con una strategia di metamorfosi, di trasformazione della persona, così come nel contesto isoculturale mitteleuropeo e europeo e adesso nordamericano, ci sono delle persone che vanno a fare una psicanalisi, si iscrivono a una psicanalisi perché vogliono trasformarsi, perché sono stufe di essere impotenti in una dimensione o nell'altra rispetto al loro desiderio di essere, no? E allora sono due percorsi diversi che richiedono ovviamente competenze tecniche e strutturazione di set e setting diverse. In questo caso, mentre nel primo caso del malinteso con l'assistente sociale, adesso per semplificare la cosa, o con il medico o con lo psichiatra, prioritario è il mediatore etnoclinico che cerca di riparare l'equivoco e che può chiamare l'etnopsicologo, etnopsicoterapeuta, quello che volete voi, se vede che c'è un problema che non riesce a risolvere. Nel secondo caso prioritario è l'intervento dell'etnopsicanalista o dell'etnopsicoterapeuta che deciderà il tuo progetto, il tuo desiderio di metamorfosi, io posso aiutarti a realizzarlo, oppure non sono io che lo posso realizzare, vai dal curandero, dallo sciamano, da dove, o dal sacerdote, o dal vescovo, da dove intendi, che loro sono competenti per aiutare, o dall'esorcista. Sottolineo questa cosa dell'esorcista perché lavorando io lavoro in Toscana, non lontano da Pisa, e seguo dei pazienti italiani a cavallo che lavorano in parte con me, in parte con l'esorcista. E sottolineo che questa domanda di metamorfosi che richiede l'intervento di un etno psicoanalista può provenire in modo identico da un Bantu, da un Moave, da un italiano che viene dalla Toscana o che viene dalla Sicilia o da un greco, e per noi è indifferente, partendo dal presupposto che siamo tutti etnici e apparteniamo tutti a dei gruppi umani che hanno sviluppato quel mondo. Quindi, lavorando oggi su set and setting, oggi nei giorni che vengono, su set and setting, credo che si tratti di cominciare a pensare che ci sono situazioni che chiamano risposte e interventi diversi. Molto rapidamente vorrei ricordare che questa parola set and setting sono delle parole inglesi che vengono dalla psicologia sperimentale. Qual era l'obiettivo? Quindi vengono da tanto tempo fa, parliamo di un secolo più o meno. E qual era l'obiettivo? Che cos'è un set and setting da questo punto di vista? Sono un insieme di disposizioni, di regole, di disposizioni, nel senso proprio di disposizioni tecniche, che sono proprie a una scuola, a un gruppo di terapeuti. Alcune di queste disposizioni, soprattutto quelle che hanno più interesse di tipo etico, sono trasversali, cioè riguardano più o meno tutte le scuole, cioè tutti gli psicologi, gli psicoterapeuti delle varie scuole non possono fare certe cose con i loro pazienti, e questo riguarda tutti, però poi ognuno, le varie scuole, i vari sistemi hanno a loro volta definito dei particolari del set e setting, cioè quali sono le cose. Ma perché nella psicologia sperimentale era stata
era stata cominciata questa tavola delle regole del lavoro psicoterapeutico. Perché allora, all'inizio della psicologia, il problema era creare dei setting che fossero tutti codificati, tutti uguali, perché questo avrebbe permesso di produrre dati scientifici che riguardavano la natura dell'anima umana. Questo era il problema. Cioè creare dei laboratori, come si creano dei laboratori nelle farmacologie, negli istituti, nei laboratori di farmacologia, altre cose, o della fisica, no? In cui tutte le variabili ambientali e personali fossero il più possibile sotto controllo, e questo avrebbe permesso di confrontare i dati e di far emergere la natura del fenomeno. Diciamo, l'obiettivo e l'ideologia scientista è che attraverso un dispositivo tecnico ben controllato è possibile far emergere la verità e la natura del fenomeno. Ora, questa posizione, diciamo, questa intenzione della psicologia, che allora era, oggi non esiste più, perché l'evoluzione della fisica, fino alla fisica quantica, eccetera, ha dimostrato che sono proprio come noi mettiamo in atto il nostro dispositivo sperimentale, che facciamo uscire qualche cosa che in un altro dispositivo sperimentale non uscirebbe, uscirebbe un'altra roba. Quindi quello che noi osserviamo è legato al dispositivo che utilizziamo, non fa parte della natura, fa parte della cultura. Però qui non intendo approfondire, chi fosse interessato, c'è tutto un mondo, c'è un'evoluzione attualmente dentro le discipline umane applicate, ma non solo, anche fisiche, del rapporto tra natura e cultura, che sta arrovesciando il mondo. Cioè, siamo all'inizio di una visione del mondo e di una pratica del mondo che è già veramente oltre a quella che abbiamo ereditato dai nostri padri e dai nostri maestri. Ora, ritorniamo al fatto che ogni scuola ha deciso le sue regole di sette setting. Ma queste regole del sette setting non sono limitate alla posizione del tavolo, alla posizione delle sedie, al come si fa, si fissano gli orari, quanto deve durare una seduta, come ci si fa pagare, se lo psicanalista deve stare nascosto dietro il divano del paziente, pure faccia a faccia, chi parla, chi non parla, e tutte queste cose qua. C'è una parte del sette setting che non è esplicito, che non è dichiarato dal terapeuta, e che è la teoria del terapeuta, è l'intenzione del terapeuta. Che cosa tu hai in mente? Qual è l'obiettivo del processo trasformativo che tu, che su richiesta dell'altro tu stai cercando di mettere in atto, in moto? L'altro ha una richiesta generica, ma tu no, però tu hai un modello di umano, tu hai un modello di che cosa tu vorresti poter costruire, e tu ce l'hai, l'altro no, l'altro è un disagio. Quindi nel setting io includerei la visione del mondo del terapeuta, e qui, se volete, ci sono infinite storie, per citarne solo una: il tentativo di Freud di dimostrare che non c'era Weltanschauung nella psicanalisi, la sua pubblicazione su questa rivista di allora italiana, in cui dichiarava: no, noi non abbiamo la psicanalisi, è scienza della natura, non è visione del mondo. E se noi riusciamo ad andare avanti nel lavoro psicanalitico, riusciremo a dimostrare le ragioni dei fenomeni storici, le ragioni dell'arte, le ragioni della cultura, come se voglio dire, se non è una visione del mondo questa, cioè l'idea di poter spiegare, di avere le chiavi per tutta questa cosa qua. Quindi dobbiamo tener conto, soprattutto poi andando avanti stamattina anche nella discussione di alcune situazioni cliniche, che il terapeuta ha una sua visione del mondo, ha una sua intenzione. La psicanalisi freudiana aveva in mente
un processo di costruzione degli umani che andavano a fasi psicanalizzate da lui, e avendo in mente qual era l'obiettivo, dovevano diventare degli individui capaci di sopportare la solitudine dell'essere umano solo e essere in grado di sopportare, diciamo, questa solitudine davanti all'immagine del Dio monoteista, no? Cioè tu, attraverso tutto il lavoro psicoanalitico, dovevi superare i tuoi nostalgie di unione con la madre, dovevi superare il terrore del padre castrante, dovevi essere in grado di inginocchiarti davanti al Dio del monoteista. Questo era l'obiettivo. E così producevi civiltà. Solo così potevi produrre civiltà e cultura. Questo era il modello di Freud. Lui già ne aveva tutto un altro. Lacan ne aveva un altro. Tutti Natale ne aveva un altro. Ciascuno di noi, se appartiene a una scuola strutturata, ne ha uno. Quindi è fondamentale nel lavoro che etno-psicoterapeutico, è assolutamente fondamentale essere in grado di esplicitare le nostre intenzioni e chiedere agli altri tecnici e alle altre persone che stanno lavorando insieme a noi di esplicitare le loro. Non solo gli psicoterapeuti o gli psichiatri impegnati, ma anche i rappresentanti del mondo del paziente o della cultura del paziente. Che cos'è per voi un umano? Che tipo di umano, secondo voi, l'obiettivo della costruzione culturale degli umani? Perché gli umani sono costruiti culturalmente, a parte la loro base, diciamo, biologica comune, minimale. Ma poi tutto il resto, che cos'è l'uomo, che cos'è la donna, che cos'è il bambino, che cos'è un vecchio? Qual è l'ordine di queste cose? Questo è un prodotto culturale che dei gruppi umani costruiscono nel loro tempo. Allora, sarebbe anche molto interessante confrontare già tra noi qui oggi stamattina quali sono i nostri progetti quando incontriamo un paziente, che cosa abbiamo in mente, che cosa vogliamo riuscire a produrre insieme, che cosa vorremmo far scaturire da questo lavoro comune, no? Sarebbe già interessante questo. Cosa succede quando si infrange, quando un terapeuta infrange le regole del sette setting del sistema che l'ha formato? Beh, dipende da che tipo di infrazione è stata. Se è stata un'infrazione modica, leggera, media, quando va dal suo supervisore e il suo supervisore gli racconta a caso la difficoltà in cui si trova, lui non pensa di avere infranto alcunché, però si trova in un impasse col paziente, chiede una supervisione, il supervisore lo ascolta, a un certo punto dice no, questa è stata un'infezione del setting, e questa, diciamo, chiarimento fa tremare i polsi ai giovani che si stanno formando in psicoterapia, perché sembra quasi un'accusa di sistema, no? Un'accusa grave. E sapete poi che ogni scuola ha il suo modo per cercare di superare questa difficoltà e andare oltre, eccetera. Eppure, mi avvio a concludere questo prima annuncio del tema, eppure ci sono delle infrazioni del setting che quando sono motivate da parte del terapeuta, ben pensate, ben riflettute e giustificate, e il terapeuta ha la forza di affermarle, non sono dei guai, ma sono delle aperture a delle evoluzioni, delle possibilità generative. E perché questo? Perché il terapeuta è stato formato in una scuola che nasce 30 anni fa, 40 anni fa, e si trova a un certo punto a lavorare in un mondo che è totalmente cambiato. Quelle norme lì diventano non più delle protezioni, delle risorse che garantiscono la correttezza tecnica del lavoro, ma diventano delle trappole, degli impedimenti, delle palle al piede, e questo non può andare avanti così perché non si riesce più a lavorare. E quindi ogni tanto c'è qualcuno dei terapeuti che sfonda la protezione del sette setting e innova
conflitti con i maestri, discussioni dal punto di vista, cioè, però apre una pista che è più coerente con il mondo, con l'evoluzione del mondo in cui si trova ad operare, quindi più produttiva e quindi più utile per la terapia e per l'utile. Ci sono alcuni esempi, non ve li cito più, il primo è Freud quando passa dall'ipnosi alla psicanalisi, con il famoso storia della paziente di tutte le braccia al collo mentre lui doveva trovare un altro sistema di cose, no? Poi c'è Colombe, Henri Colombe, che Lacan, dovendo psicanalista, arrivò francese, che a Lacan deve aprire modernizzare, insomma rendere più efficace il manicomio di Lacan, che si rende conto che può lavorare solo con i guaritori, includere i guaritori tradizionali africani, che lui considera pari livello suoi, e questa è una grossa io nella mia visione del mondo includo come mio collega a pari diritto uno che non sa né leggere né scrivere, che crede agli spiriti della foresta, che secondo i quali c'è la stregoneria e una dimensione efficace, io devo sapere come curare, non c'è. Eppure apre tutto un percorso che poi avrà delle diciamo conseguenze assolutamente positive nella conoscenza del mondo. E poi c'è Nathan, che Toby Nathan, che ha tutti i difetti del mondo, ma ha avuto coraggio, l'ha pagato di persona, quindi tutta la sua vita, ha sfondato, diciamo, le categorie non solo psicanalitiche, ma proprio relative a questo rapporto tra natura e cultura, cioè in onda con tutto quello che stava succedendo, supportato da un gruppo di super tecnici, Isabel Stengers, Bruno Latour, e ha costruito questa cosa facendo questa partendo dal fatto che era assolutamente indispensabile includere la lingua la lingua originativa nel corso delle sedute psicanalitiche, però includere lavorare con la lingua dell'altro quando abbiamo di fronte una persona che viene da mondi diversi significa anche lavorare con un traduttore affidato, e partendo da lì significa anche cercare di presentificare nella seduta, proprio nel setting del lavoro, il maggior numero possibile di rappresentanti di mondi, compreso il mondo, soprattutto il mondo del paziente con il quale noi stiamo lavorando. Ora, questo fatto scardina completamente il setting psicanalitico che Nathan aveva ereditato dal suo maestro Georges Devereux, ma mentre Georges Devereux fino alla fine della sua vita, del suo lavoro, ha voluto stare nel solco della psicanalisi freudiana, Toby non ci ha potuto stare, anche se a un certo punto avrebbe anche voluto starci, essere riconosciuto come tale, ma gli hanno sbattuto la porta in faccia nel momento in cui la molteplicità degli dei, la molteplicità dei mondi, la molteplicità e quindi la parità del lavoro con i guaritori, e quindi il fatto di poter lavorare con degli invisibili che possono essere gli angeli, certo, i diavoli, certo, Dio, Cristo, Maria, certo, ma anche tutti gli altri, l'ha definitivamente reso incompatibile con la scuola psicanalitica alla quale lui si riferiva. Ora, questo solo per dare un'apertura al tema, perché credo che sia importante che adesso voi abbiate anche delle informazioni su alcuni casi, su cosa succede nel lavoro, e che poi ci sia il tempo per poterne discutere, no? Per poterne parlare, perché voi possiate fare le vostre domande.